Giancarlo Tagliarini, indeciso di votare sì o no? Ma io ti dirò che vedere questi qui che continuano a litigare e a dare cos'è la scrofa ferita eccetera, ma fanno passare la voglia di andare a votare, perché mi sembrano una banda di matti. Ricordati che domenica 21, il 27 novembre, in Svizzera si vota sul nucleare, che è una roba piuttosto importante, e non c'è tutto questo remerotto, santo cielo, no? Comunque a votare io ci andrò di certo, a vedere com'è centralista questa roba qui, probabilmente voterò no, molto premente, se non mi fanno cambiare idea in qualche modo. Ma resta il fatto che non sono robe importanti, la roba importante è cambiare la prima parte della Costituzione, che ormai è vecchia, è medievale, non funziona, non parla delle generazioni future, quindi è una roba assurda e nessuno dice mai che bisogna cambiare quella. Ma ancora prima di cambiare la Costituzione o di ripensare a nuove modalità di legge elettorale, non è più importante pensare ai problemi seri del paese che sta piano piano morendo? Il problema più serio di tutti è il modo in cui si fa politica. E io continuo a pensare, a dire che se i partiti che sono diversi tra di loro lavorassero assieme per i cittadini invece di litigare tra di loro perché l'unico obiettivo è quello di gestire il potere, questo sarebbe una base assolutamente importante. Se invece di litigare per gestire il potere si lavora assieme per i cittadini, poi dopo si cambiano tutte le cose che è necessario e opportuno cambiare. Ma se andiamo avanti così, questa è fantascienza purtroppo. Il paese sta andando a fondo e la colpa è del modo in cui si fa politica. E comunque vado al voto, il 5 il sole tornerà a sorgere normalmente e la vita andrà avanti come prima. Beh, io le ho detto che non so ancora bene come voterò, probabilmente vittorio no, però di una cosa sono sicuro e accetto scommesse, vinceranno e no, questo è, ne sono sicuro. L'alleanza fa.